adesso andiamo ad affrontare l'argomento comunicazione con l'ospite di questa sera, che è l'ospite verso il quale tutta la puntata mira le proprie attenzioni, perché avrà da raccontarci delle cose molto, ma molto, ma molto importanti. E con noi questa sera Jenny Costa. Grazie regia. Eccola. Eccomi qua. Mi Ciao sentite? Gian, Jenny, Mi sentite benvenuta. bene? Sì, ti si Grazie a voi. sente benissimo e ti si vede benissimo. Grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Questa sera abbiamo, per farti gli onori di casa, invitato anche un altro ospite, tuo carissimo amico, che pregherei la regia di mandare in onda, il nostro Aldo Descalzi, anzi maestro Aldo Descalzi. Io Eccolo, aspettavo eccolo questo, lì. Ho un po' sono una paura. dimissione. Beh, io ricordo un'intervista che feci qualche tempo fa ad Aldo, tra l'altro splendida e indimenticabile intervista. Voglio ricordare a chi sta guardando che lui è il detentore degli ascolti di questa trasmissione, con più di 10.000 visualizzazioni. È il nostro big Che lusso, ospite. giusto. Beh, sicuramente non è tutto dovuto al caso. E proprio poi andiamo subito da Jenny. Proprio in quell'occasione mi disse: io fino a Nervi sono Aldo Albino, passato Nervi divento il maestro Nervi. Questo è vero, questo è È vero, vero questo è questa cosa? assolutamente sì. Io non l'ho dimenticata. Bene, quindi Aldo, mi permetti questa sera la nostra ospite e la tua amica Jenny, e credo che questa sera dobbiamo darci lo spazio che merita lei come persona, ma quello che fa soprattutto. Quindi Jenny, intanto diciamo perché questa sera abbiamo voluto parlare di comunicazione, perché tu sei una... Interprete di lingua dei segni, interprete LIS. Intanto Ecco, allora, quando ti vedete... ringrazio intanto dell'invito e niente, sono qua. Sì, dicevo, mi rivolto al pubblico, quando vedete quelle ragazze, quelle signore o quei signori Esatto. che fanno tutti quei gesti dietro, esatto, che noi dico, ma come? Ecco, esattamente, ecco, queste persone straordinarie riescono, appunto, parlando di comunicazione, a comunicare e rendere partecipi della vita di tutti, quindi integrare le persone che per ragioni così della natura li ha privati, e grazie a lei e a tutti quelli come lei, in qualche modo colmiamo questo gap. Parlaci un po', come diventi interprete della lingua dei segni? Allora, tutto è nato un po' per caso, nel senso che da bambina, guardando dei film, e qua torniamo sul cinema, combinazione, guardando dei film dove c'erano appunto persone sorde, sordocieche, così mi è venuta sta cosa di dire, ma da grande voglio fare questo e ho provare a fare questo e poi quando è venuto il momento mi sono informato, ho chiesto, ho scoperto che qua a Genova c'erano dei corsi di LIS e da lì insomma sono andata letteralmente a suonare al portone perché non mi rispondevano al telefono, questa è storia vera, c'era una segretaria udente, una sola, sono andata a suonare al citofono e niente. Da lì poi mi sono iscritta ai corsi, ho continuato fino ad oggi, ecco. Molto Quindi bene. questo è quanto. Sì, se mi mette in video perché non so se mi sentite, chiedo alla regia un attimo di Sentiamo. affiancare. Mi sentite bene? Allora molto bene, rimango fuori campo. E dicevo allora Che è meglio, tra l'altro, che è meglio. che è molto meglio, certo. Questo è Aldo, te l'ho detto che sarebbe stato utilissimo, vedi? Infatti, mi Ogni fa da occasione è buona. interprete lui. Stasera Aldo è il mio interprete. Allora, Aldo, tu questa sera la sostituisci, fai dei segnacci Esatto. e fatti capire. Oh, c'è anche la nostra amica Leti. Wow. Questo Beh.
Questa è una dei, come diceva quella là, questi sono i miei gioielli. Gioielli, esatto. Questa è una dei gioielli. Beh, fu una un'imperatrice o moglie di un imperatore che parlò. Beh, la cultura non è proprio... Non è proprio a portata di tutti, cioè hai ragione. Bene, io ho dato retta a Gramsci che ci diceva di leggere, di leggere, di leggere. Qualcosa è servito. Jenny, torniamo a te, perché tu, giovane ragazza degli anni 70, 80, più degli 80, hai vissuto tutto l'underground genovese, dai centri sociali dove ti sei formata dal punto di vista delle sensibilità politiche, alla musica live in tutti i concerti che si sono tenuti nella città, ma non solo, sei diventata a quel punto anche una regina dei backstage, posso definirti così, perché andavi, fotografavi, perché la fotografia è una tua passione, no? E proprio la fotografia mi ha poi portato a questo signore. Cosa succede? Questo signore. Allora, Aldo, tu sei chiamato a testimoniare che cosa accade. Lasciamo adesso il video ad Aldo, che ci racconta come ha conosciuto la gente. Infatti, è quello che interessa al pubblico, insomma. Sì, allora, sì, un po' di... Io cercherò di limitarmi, perché se prendo parola io poi lo sapete che non parlate più nessuno. Però allora, succede che io faccio uno spettacolo che si chiama La musica di Genova. Nel lontano, dillo Jenny, 2014. Vabbè, dettagli. Con un sacco, ho avuto un sacco di adesioni perché scopro, faccio un po' anche un po' di televisione così pianisteo che fa tanto, piace molto, capisci? Allora, scopro che mia figlia ha il diabete. Si dice esordisce nel diabete, si dice tecnicamente, e quindi a 12 anni. Quindi mi coinvolgo in questa situazione con l'associazione diabete, mi faccio coinvolgere e organizzo un grande concerto con tutti i miei amici di Genova, e sono venuti tutti a titolo gratuito, tutti, e sono stati di una disponibilità commovente, cosa che non si direbbe per dei genovesi, tranne alcuni che li ho marcati, ce l'ho nel mio libro nero, ma non vi dirò né nome né cognome, però lo so io e mi basta. E dunque faccio questo mega concerto, va benissimo, abbiamo raccolto mi sembra circa 7.000 euro, sembrano pochi soldi, perché ma Genova sono tantissimi, no, ma non solo, ma devi sapere che io mi sono organizzato e pagato tutto di mia tasca, quindi cioè sono soldi proprio spiccioli presi a uno per uno, e ne approfitto per dire anche per dare un ringraziamento al comune di Sestri che ci avrebbe dato il Teatro Verdi, Illo Tempore. Purtroppo quel manigoldo che gestisce il Teatro Verdi ha fatto sì che comunque io dovessi comunque pagare una cifra, ora non mi ricordo per che motivo, ma è lo stesso, dettagli che poco importano. Insomma, morale della favola, cercavo poi, una volta realizzato il concerto, ho fatto delle riprese e ho fatto delle riprese sia audio che video, e cercavo una bella foto che fosse rappresentativa del concerto stesso. E sfogliando qua e là nei vari social ho visto una foto che era la più bella di tutte, ed era di una certa Jenny Costa. Allora io mi faccio coraggio, sai che io sono timido, no? Quindi sì, la tua timidezza è notoria, sì. E chiamo Jenny Costa e dico: scusami se mi permetto, ma però sono stato correttissima, perché io in queste cose qui non sopporto, sono intollerante al ti prendo, mi dai, no? Cioè tu fai una canzone, la metti in rete e io la prendo, fai una foto e io la prendo, cioè non si fa così, secondo me non è la cosa corretta. Allora, visto la foto, l'ho chiamata e ho detto: potrei utilizzare, previo eventualmente troviamo un accordo economico. Ma quale economico? Jenny mi ha detto: ma figurati un po', ma sono onorata. Tra l'altro mi ricordo la tua. Sono svenuta io quando ho letto il messaggio. Sono Aldo Descalzi, ho detto: Dio. In studio, tutta intimidita, mi fa:
Tra l'altro, non avevo neanche la mia macchina fotografica bella, l'ho fatta con la non l'avevo ancora, avevo una Olympus compatta veramente penosa, però la foto era molto rappresentativa, e questo la dice lunga. Colgo l'occasione per dire che anche nella musica è così, no? Magari tu usi uno strumento anche scordato, oppure uno strumento del belino, per dire una parola, per essere chiari. Esatto, bravo. Però il capolavoro lo puoi fare lo stesso, no? O meglio, se cogli l'attimo, il gioco è fatto. E lei l'ha colto e ce l'abbiamo questa foto. Dai, prodigati un attimo, Jenny. Ce l'abbiamo questa foto. Mi prodigo. Se tu ce l'hai, la avvicini al video. Perché io adesso volevo fermarlo, Aldo, appunto, perché sì, no, infatti, volevo, devo fare una premessa, volevo un attimo. Quindi nasce questo sodalizio. So che Aldo poi ti invita a tutti i suoi concerti, o alcuni dei suoi sì, concerti. Sì, perché siccome io, vabbè, nel mio percorso, dopo aver appunto fatto i corsi, eccetera, avevo la cosa di dire, ma chissà, tradurre le canzoni, lingua dei segni, solo che in quegli anni non era, cioè ero lì da sola, non conoscevo nessuno, non avevo, insomma, neanche gli stimoli giusti. Cosa è successo? Che io nel 2007 sono andata a Chiavari a lavorare, e ho conosciuto la mia collega, amica e socia di Peripezie e Avventure, Tita Arpe, con la quale è nato un progetto, perché lei appunto ha il marito che scrive canzoni, il figlio che canta, Nicolò Pagliettini, suo marito Fabrizio, eccetera, aveva in mente di dire, ma perché non proviamo a fare un coro in lingua dei segni? E quindi abbiamo iniziato a fare canzoni più per gli amici, poi perché avendo amici sordi e anche amici ciechi, insomma, li mettevamo insieme tutti e facevamo così. Certo. E quindi negli anni è nato questo progetto del coro, e quindi quando io ho conosciuto Aldo facevo già canzoni, soprattutto a Levante, e col coro Mani Bianche e Chiava di Liguria, che poi... Allora, scusa, ti fermo un attimo. E quindi io ho detto ad Aldo, ma se ti interessa, io faccio canzoni in list. E allora da lì è nato tutto. Allora, un attimo, perché i miei ragazzi della redazione hanno preparato un piccolo videoclip in cui c'è raccolto un po' tutto quello che la Jenny fa. Quindi se la regia mi manda in onda il video, dura pochissimo e dopo ne parliamo. Grazie regia. Yeah.
Bello, bravo. Splendido. Bravi, bravi, bravi. Grazie, questo video. Applauso. Questo video è meraviglioso e ringraziamo i ragazzi della redazione, ma ringraziamo la Jenny soprattutto che ci ha fornito un po' di materiale. Jenny, adesso ci racconti, perché abbiamo allora visto Aldo, abbiamo visto Roberto Tiranti, abbiamo visto tante belle cose in questo video. Raccontaci un po'. Allora, niente, Aldo poi appunto mi ha chiesto di partecipare a questi spettacoli facendo appunto una o due canzoni. E niente, poi vabbè, da lì poi sui palchi, sui vari palchi, io ho rincontrato poi alcuni musicisti che io avevo conosciuto ai tempi del liceo, perché io avendo frequentato il Barabino, ai tempi c'erano un sacco di ragazzi che lì quasi quasi suonare era d'obbligo praticamente, tutti avevano la passione comunque o per l'arte o per la musica, e quindi io niente, ho ritrovato anche molti artisti che avevo magari visto anche suonare ai tempi, quando negli anni 90 giravo per i locali, e quindi questa è la cosa bella. E quindi niente, in realtà tradurre queste canzoni, diciamo che i sordi hanno un loro modo di vivere la poesia e la musica, nel senso che ci sono spettacoli, poesie create proprio dai sordi e fatte dai sordi, quindi loro non è che abbiano tutta questa curiosità verso le canzoni. Adesso se ne sente parlare molto, per fortuna, anche ad esempio Sanremo, gli ultimi due Sanremi li hanno tradotti tutti i colleghi bravissimi, sono andata anche a fare il provino, ma non mi hanno presa, vabbè, alla RAI, sono andata a Roma, in Via Teulada, vabbè, no, vabbè. Però è stato divertente. E quindi il messaggio che, cioè io lo faccio intanto per passione e poi per dare un messaggio di accessibilità più che altro, e anche per mostrare le potenzialità di questa meravigliosa lingua, che essendo una lingua visiva, si presta. Però molto. Ti faccio notare una cosa, scusa se intervengo. Dimmi, vai tranquillo. No, a Roy la faccio notare che Jenny dice sempre sordi e ciechi, cioè sordi non usa ciechi. Come noi, come noi persone sorde, persone sorde, esatto. Vero, diglielo. Insomma, molta paura, c'è molta paura a dire quasi non udente, esatto. No, come dire, ma no, invece no. È una forma ipocrita, e ha ragione. Anche perché forse questa puntata nasce anche da un'incomprensione con Aldo, ma avremo modo poi di chiarirla, perché c'è più che chiarita. Mi ha dato, è stato semplicemente, sono partito per la tangente senza pensare. Ma volevo dire, Jenny, Jenny, io sono molto incuriosito e quando ho visto la prima volta questo video, mi sono riempiti gli occhi inumiditi, perché noi anziani facilmente ci commuoviamo, ma è così bello vedere chi fa qualcosa per fare in modo di integrare gli altri, soprattutto chi ha più difficoltà, quindi sorreggere gli ultimi per portarli insieme agli altri è per me uno dei compiti più importanti che ogni essere umano deve avere, e ti ringrazio per questo che fai. Volevo aggiungere, ci mancherebbe, sicuramente questa sera abbiamo incuriosito qualcuno. Avresti, esatto, qualche testo da suggerire a chi volesse approfondire questa cosa? Allora, intanto voglio dire che tra i sordi non ci sono solo quelli che usano la lingua dei segni, ma ci sono anche sordi oralisti che non la usano questa lingua, leggono il labiale, hanno diciamo un maggior residuo uditivo, e quindi non è la lingua dei sordi, è una lingua intanto nata comunque dalle persone sorde, perché non ce la siamo inventata noi, però comunque adesso nell'evoluzione della storia, ovviamente adesso ci sono anche appunto l'impianto cocleare, tutti i supporti per recuperare appunto l'udito anche a livelli molto buoni, e quindi è una lingua, diciamo, non è la lingua di tutti i sordi, quindi io dico, se incontrate un sordo, tutti i sordi sono cioè siamo tutti diversi, ecco, non è detto che uno che capisce benissimo il labiale poi conosca la lingua dei segni e viceversa, quindi diciamo che
Però allora qui ho due lì casualmente. Scusa, un attimo, una battuta me la permetti? Dovrebbe essere una battuta di Aldo, ma la faccio io, poi magari Aldo se la farà sua. Quando parlate con un sordo non serve urlare. Ecco, parlate... infatti lì volevo venire. Lui non prima cosa non urlare, perché cioè, e neanche parlare tipo non mi capisci, cioè rallentare, perché no. Esatto. Quindi, come si fa con gli anziani anche, tra le altre cose. Come fa mia figlia con me, diciamo. E poi ci sono anche gli, i sordi. Ma lì potrebbe avere anche ragione, diverso. Vai avanti. Vai avanti, Jenny, scusa. No, dicevo che ci sono anche i sordi senili, che sono un'altra, che magari la lingua dei segni non la conoscono, però devi urlare, quindi cioè, vabbè. Quindi niente, consigli per intanto quando si incontra una persona sorda, non urlare, non urlare in faccia, non rallentare il parlato, ma ad esempio una soluzione è dire una parola chiave dell'argomento di cui tu stai parlando. Ad esempio, stai parlando di ristorante, della cena che dovete, così. Insomma, dare una parola chiave in modo che la mente sia già focalizzata su quello, e poi ricordarsi che si è tutti diversi, nel senso, se io conosco un vicino di casa sordo che sa benissimo leggere e scrivere, non è detto che se io incontro un altro sordo sia uguale a quello che io ho conosciuto, quindi sì, adeguarsi sempre all'altra persona. Un intervento, Jenny. Vai, questa cosa di ricordarci che siamo tutti diversi dobbiamo, esatto, tenere a mente sempre, direi. E infatti ti dico, no, esatto. Al di là delle disabilità visibili o meno, perché ci sono anche poi quelli che si dicono normali, ma poi... Ma questa sera c'hai due esempi, normali di tutti. Due esempi eclatanti di diversità. Io e Aldo ci sentiamo diversissimi spesso, però siamo qui, ma cerchiamo di essere. La diversità è diverso. vedi che questa è la prova. Vai avanti, Jenny, scusa che se ne retta noi due. Sta degenerando. Allora, uno dei libri che so, ho due libri vi consiglio. Allora, uno è questo. Ecco, inquadro bene, un po' più a sinistra, ecco così, lascia così, si vede. Uno è questo. Molto bene, perfetto. Non è neanche eccessivamente... Questo, diciamo che riassume un po', questo è abbastanza recente, riassume un po', diciamo, tutti gli aspetti, quindi l'aspetto linguistico, sociale, cioè si parla anche di poesia in lingua dei segni qua, poesia, teatro, sì, tutta la storia, cioè questo è molto completo, nonostante sia insomma, è una lettura scorrevole, ecco, anche dai non addetti ai lavori, ecco, quindi questo. Bene. E poi di recente uscita abbiamo questo, che è, diciamo, anche per i curiosi che vorrebbero imparare, adesso ci sono tanti corsi online anche, però importante sempre attenzione alla qualità, perché ovviamente cioè, si può pescare male e pescare bene, bisogna sempre stare attenti alla docenza, che siano docenti competenti. E poi questo libro che è bello perché c'è anche è interattivo, nel senso che dentro ci sono dei link dove si possono vedere i video degli esempi, racconti, eccetera, quindi è un libro interattivo, e quindi questo è molto all'avanguardia ed è il primo libro appunto fatto in questo modo, sia per i docenti che per chi vuole approfondire, oppure proprio i primi passi nella LIS, quindi sì. Le prime lettere dell'alfabeto. Volevo dire, aggiungiamo ancora una cosa. Sì. Tu hai pagine Facebook, Instagram, sì, canale Twitch. Più. Ecco, vuoi scandendo bene le parole? Ma no, vabbè, ma poi chi vuole di qualcuno. No, sì, vabbè, io ho il mio canale YouTube, Jenny Costa, io faccio l'inglese, ecco, no? Tu traduci, esatto. Allora, io ho il mio canale YouTube dove faccio canzoni mie, così, in collaborazione a volte anche con Noemi Zerbone, che è una delle mie collaboratrici, Tita Arpe sempre, siamo il trio, però il canale è mio, poi c'è quello del coro Mani Bianche Chiava di Liguria, sia lì siamo su Facebook, Instagram, ci trovate ovunque, siamo ovunque. E poi io ho anche, vabbè, il mio canale di foto, che infatti qua stavo cercando la foto incriminata, quella lì della
della, mentre della tu cerchi la foto, ti porto via qualche secondo e faccio un parlo un attimo con Aldo. Sul libro di Pivio, mi dirai cosa c'entra in questo momento, ma so che Pivio sta presentando il libro ovunque, ma aveva promesso che sarebbe anche venuto da me, io gliela faccio questa marchetta. Allora, il libro di Pivio, il titolo è Diario di una resistenza musicale, con una eccoli. Se Pivio sicuramente guarderà questa diretta anche in differita, Pivio, io ti aspetto, dimmi quando, e sono eccoli. Ecco. Allora, io ho messo la mascherina di Pivio per confondere un po' anche le altre. È perfetto. Ciao Pivio, ciao Pivio, ti aspetto. Ciao a tutti. Bene, grazie per essere venuto. Allora, adesso un'ultima cosa, e poi purtroppo il tempo è volato via in un attimo. Intanto, se trovi la foto, sì, sì, ti chiedevo una cosa che penso sia carina, poi non so quanto possa essere, ma mi piacerebbe che tu salutassi il mio pubblico, quelli di Roy, con la lingua dei segni. Come faresti? Fammi vedere. E io poi facciamo così, Roy. Tu devi parlare. Tu di io qualcosa, io ti traduco. La ritraduce allora. In lingua dei segni. Ecco, infatti, infatti okay, bisogna allora. Esatto. Vai. Allora. A tutti gli spettatori che stanno guardando in questo momento la diretta di Quelli che Roy, mando un caloroso saluto e un ringraziamento per essere questa sera con noi a vedere uno degli argomenti che stiamo sviluppando e sentire bene, possibilmente, un argomento così importante per tutti, la crescita di tutti noi. Grazie per essere stati con noi. Ah, ma che soddisfazione! Non me l'aspettavo una cosa del genere, ma quando mai mi sarebbe capitato più? Sembravi in Parlamento, Roy! No. Davvero? Sì. Ah, che brutto posto, che brutto posto! No, no, non tirare fuori dei decreti strani, eh. No, volevo sì. Vabbè. Un'ultima cosa, voglio salutare anche Pivio, perché ovviamente io, certo, da appassionata di cinema, quale sono... Io, Pivio e Aldo Descalzi erano già i miei idoli ai tempi, quindi cioè, per me era, è stato questo doppiamente. Per anche che siamo gente anziana, cioè. No, vabbè, c'è. Beh, naturalmente, un saluto. Anni 90, a Pivio. Anni 2000. Il saluto a Pivio, ovviamente, è corale, perché ci mancherebbe. Niente, un'ultima cosa, e poi chiudiamo questa bellissima intervista che rimarrà nell'archivio storico di questa trasmissione, diventerà un cult, perché è la prima volta che credo esista una trasmissione dove l'ospite principale è una che traduce la lingua dei segni. Vorrei tanto che fosse così, perché questo mi rende onore. Un progetto, io credo che tu, con tutte queste cose che fai, qualcosina più o meno hai in vista di fare qua, a quando sarà possibile, ovviamente. Adesso con la pandemia ovviamente ci siamo presi tutti una pausa, ovviamente continueremo a fare cose col coro, spero presto, continueremo a fare spettacoli, perché io con Titarpe traduciamo anche spettacoli musical, quindi quando ci chiamano noi siamo presenti volentieri, e quindi sì, speriamo di fare cose, e poi ovviamente con Aldo and Friends, come si dice, Pivio, Aldo and Friends, speriamo di vederci sui palchi, e ho trovato la foto, famigerata. Ah, eccola lì, inquadrala bene così guardiamo, chiederei alla regia di farcela vedere bene, avvicinala. Vabbè. Splendida! Si vede male, però, vabbè, è questa la foto la foto galeotta. Beh, eccoli, ecco, da lì nasce il peccato originale. Nasce il peccato originale. Permettimi quindi di dire una cosa breve, Roy, scusa. Prego, Aldo, prego. Intanto sai che io sono poco serioso, diciamo, ma molto serio anche nelle mie faccezze, no? Ecco, volevo farti complimenti, perché qui fare complimenti a te, Roy. Perché qui, sì, perché qui si fa cultura, cioè si fa cultura dalla base, cioè raccontando
Che cosa, perché voglio dire, la lingua dei segni, così come tanti altri piccoli dettagli, non è entrata ieri, non è entrata stamattina, però sono cose che, di cui non si parla e che sono di una importanza fondamentale, come tante altre che tu ogni tanto tocchi, e questo mi fa molto piacere e ti faccio veramente i miei complimenti. L'altra cosa... L'altra cosa che dirò brevemente è che io, una cosa che mi ha veramente toccato di quando ho lavorato con Jenny è stata uno spettacolo che abbiamo fatto a Sestri Ponente, dove lei ha invitato una sua amica sorda, giusto? Ti ricordi? Ah sì, è Tommy. E lei Tommy è rimasta sempre sul palco a tradurre tutta... tutte le, gli spiegoni che facevamo, tutte le parti parlate improvvisata, quasi improvvisata. E io ho visto questa signora, no? Una signora veramente che seguiva con un'attenzione fantastica. Quello è stato un grande momento e ti ringrazio anche a te. E stasera basta, ringrazio. Basta. Non riconosceremo più Aldo così in questa veste. Ricordatevelo per tutta, perché sarà difficile rivedere un Aldo così serio. Grazie Aldo, sei molto gentile. Accetto volentieri questi complimenti per il semplice fatto che sono cose a cui tengo tantissimo, e se arriva questo messaggio vuol dire che ho esaudito il mio desiderio e quindi ho raggiunto l'obiettivo. Jenny, con tutto l'affetto che posso avere per te, io ti saluto e ti ringrazio ancora per essere stato un piacere conoscerti e niente, essere qua con Aldo, con voi. Io non chiudo questo rapporto fra di noi con questa puntata, perché qualunque cosa avverrà nel prossimo futuro o quando sarà, io sarò sempre presente, se non altro attraverso la mia trasmissione parlerò di voi. Bene? Ad Aldo non mi resta che dirvi grazie. Allora non mi resta che dirgli grazie per essere stato con noi. Grazie a Pivio. Ecco, grande Pivio. Ringraziamo Pivio. E Pivio, ti aspettiamo per la presentazione del libro. Ciao ragazzi, buona serata. Da quelli che eroi, ciao e grazie ancora. Grazie. Ciao.